Siamo con Goran Vujovic, capitano di questa grande Sir, che trova l'impresa, riesce ad espugnare il Palio Olimpia, un Palio Olimpia che è diventato incandescente dopo il terzo set. Sì, è stata una bella risposta, diciamo, dopo il sabato. Siamo scesi in campo veramente pronti a dare il tutto, quindi si è visto anche per quasi tutta la partita, tranne un po' di blackout alla fine del terzo set, che volevamo vincere a ogni costo, e penso che se giochiamo così possiamo arrivare anche più lontano. Sappiamo che assolutamente niente scontato adesso, dobbiamo vincere anche in casa, dobbiamo ripeterci perché è una cosa più difficile da fare. Cercheremo di accumulare un po' di energie e speriamo che il nostro meraviglioso pubblico ci dà una mano come ha sempre fatto quest'anno. Raccontaci il finale del quarto set, anche con qualche problema, qualche decisione arbitrale che non vi ha convinto. No, arbitri non c'entrano niente, penso che abbiamo avuto noi tanto vantaggio, siamo stati ingenui in certe situazioni a prendere troppe murate e troppi punti diretti in eccezione. Comunque sappiamo che la forza di Verona è anche questa, di battere bene, hanno dimostrato quest'anno che i momenti importanti si fanno valere in battuta e cercheremo di giocare, di tenere il ritmo alto come abbiamo fatto stasera, non c'è altro modo di vincere contro Verona. A te come capitano chiediamo una battuta sul pubblico in un Palio Olimpia, ripetiamo, incandescente. Si sono sentiti a gran voce i 250 e oltre tifosi perugini che hanno creduto come voi nella possibilità di riaprire questa sfida. Sì, veramente grandissimi i nostri tifosi, ma penso anche il pubblico di oggi è stato meraviglioso, è stato un spettacolo puro. E la pallavolo è questa, sono i quarti di finale, ci teniamo tutti a passare il turno. E sono contento di vedere il palazzetto ripieno e contentissimo di aver dato una gioia ai nostri tifosi. Ma adesso bisogna far valere il fattore campo. Beh, non c'è stato fino adesso il fattore campo, quindi è una partita aperta, terza in serie, e bisogna giocare bene, non c'è niente da fare, perché se si gioca sotto un certo livello si perde. Ecco, questo dobbiamo essere, diciamo, bravi a mostrare quello che abbiamo fatto oggi. Abbiamo messo in difficoltà Verona in battuta soprattutto, e dopo andava tutto un po' più liscio, però la prima partita non è stato così, era al contrario, e la terza speriamo di prepararci al massimo e vediamo cosa succede. Grazie.